l'amico più caro che potrei mai desiderare. Ho trovato... Certo, se ti butti in fondo a questo barat. Non c'è un modo più sicuro. Perché siete tutti fissati con questa sicurezza? Già paghiamo. Vabbè, paghiamo. 4.500, 2.000 qua sono 6.000. Dai, ma infatti... 1.000 in sto livello paghiamo. Ma infatti, guarda, sai che non lo so se ci è convenuto dai soldi a Crab prima. Perché qua ci stanno a ripuli, porca puttana. Beh, dai, che belle le fai. È un incubo, eh. Abbiamo già fatto lì. Poco lo ammazzi da giovane. Non ho capito. Ma che ci sta a fare? Forse lo ammazzi con Sally. Lo colpiva a me la palla bolla, però. Devo usarla di più perché mi fa ridere. Questa chi è? Ah, è la trambiona che si è vestita. Ti manda i baci se la colpisci, cioè è violento. Quando giochiamo l'uno, facciamo l'uno intanto. Attiamo la... Ah, ok, questo è il 2. Signore, mi ha spinto. Signore, di voi. Allora, quello è il 3. Va bene, dai, allora va bene, vuoi sentire la barzelletta? Vai. Basta. Sta barzelletta. Stavo guardando. Poggio pesciolino. Poggio pesciolino. Ma c'è anche la signora Puff. Aspetta, vediamo un attimo il poggio pesciolino, te la faccio godere ancora un po' la barzelletta. Ho sceso questa qui. Ho sceso, si può dire? Quanto sembra, sì. È l'insegnante poi anche, eh? Sa, signori, attenzione. Ha detto l'insegnante, ho sceso questa giolina. Bisogna battere il tempo. Sì, facciamo la sfida a tempo. Adoro scartare i regali. Ce n'è una blu. Proviamo a battere il tempo in solito. Sì, sì, lì è un'altra strada forse. C'era anche Sandy tra l'altro. C'era il suo coso lì. Sì. Non vedo più niente. Andiamo, andiamo di qua. Ah, era la strada giusta. Ah, ci sono anche i Goku. Vive! Si rifiuta di morire. Hai perso, mi chiede sfotte proprio, signora. No. Va bene, dai, allora intanto visto che la pista l'abbiamo vista, ti racconto la barzelletta. Stanno a guardare film, che è Pierino torna a scuola, quelli con Alvaro Vitali, mai visti? Mm. Vabbè, insomma, sono vecchi film italiani e... Vai a perdere una vita, l'hai fatto il modo giusto. E qua la vita. Mi sento una spugna nuova. E... ogni volta ho sceso. Va bene, allora lì sono tutte barzellette così un po' sessiste, perché vabbè è un film un po' vecchio. Allora ci devo sentire la barzelletta. Vai. Lì devo scendere, porca puttana. Allora c'è sta Pierino che va dal padre e gli fa: papà, papà, mi aiuti a fare i compiti, non riesco a capire la differenza tra la teoria e la pratica. Allora il padre gli fa: va bene Pierino, vieni con me. Andiamo dalla mamma. Vanno dalla mamma e... Oh, vanno dalla mamma e gli fa il padre: ma Piera, ma tu con un uomo brutto, ma proprio schifoso, orribile, però per 100.000 euro ci andresti? Ma proprio brutto, zoppo, rotto, strano, puzza, qualsiasi disgrazia c'è sta uomo, no? Sì, ne ho persi tantissimo, sta anche a raccontare la barzelletta. Ho vinto a me, la signora Puff si fa. Vai se si può fare. Vai poi. E Piero gli fa: beh, per 100.000 euro sì, ci andrei. Fa: va bene Piera. Il padre gli fa: andiamo Pierino, vieni, andiamo da Pierina, tua sorella. E gli fanno la stessa domanda: tu Pierina con un uomo brutto, ma proprio brutto, che puzza, strano, morto, come spugnoso, come spugno, ci andresti mai per 100.000 euro? Lei ci pensa un po' e poi dice: sì, in effetti ci andrei. Allora
Piero, il padre, si rivolge a Pierino e gli fa: Pierino, allora l'hai capito la differenza tra la teoria e la pratica? E Pierino lo guarda e gli fa: in realtà non ho capito. La teoria è che in teoria noi in casa avevamo 200.000 euro, in pratica abbiamo due zoccoli. Vabbè, Faccio quello che ti continuo a dai. Ma tirare. infatti non so, perché volevo capire un attimo se potevo tenermele quelle lì. Queste Non posso, qua. oh, c'è la macchina. Posso Beh, in dire? realtà sul ghiaccio ci È il posso andare, momento perché di prima sono morto. scappellare. Sì, ci puoi andare. Sei morto, hai finito le vite. Ah, ok. Ma uccidi la macchina, La intendo, mamma, fino ok. a... Vabbè, comunque la prossima volta che racconto la barzelletta non gioco, perché è troppo difficile, se no tutte e due insieme. Distrugge l'altra macchina. Non c'era quello esplosivo? Faccio anche un bottone. L'avevo premuto, su. Distrugge i robot, ma non ti pagano più le palle. Abbiamo finito? C'è un altro pulsante e c'è uno static che fa da spaccare. Ah, ma fa quelle Fresca due, come una queste sono brezza qua. Queste primaverile. forse devo spaccare mentre arrivavo. Boom! Io in realtà mi scatolerei se ci fosse una scatola, l'hai vista tu? No, vai avanti, vai. Eccolo. Ah, scatola. Riproviamo a prendere i calzini C'era quelli. Sandy anche. C'era il qua. A Devo riprovarla a fare con Sandy. me sì, cioè ti dava il suo coso, vai. Ah, così. Fatti una scatola. Quindi già è finito il pistacicollino qua. Primo sì, però c'era sia un calzino. Sì, no, Vedi adesso. intanto le sete della ricompensa lei, intanto. Dov'è? Ecco. Ho sceso. Scendiamo Anzi, prendi se... Troppo allora. bene. Mi serve il coso di... Forse questi qua possono Beh, comunque essere... saranno due cose diverse, forse. Dai, almeno non c'ho più il tempo che ti metto pressione. Possiamo anche rallentare, Prendi Sandy, lo penso. in realtà. Prendiamo Con sempre. ovvero C'era un coso che convincimento saltava, all'inizio c'era sono il quadrati. pullman. E che questa spugna si chiama Bob, io non deluderò. Ci piano. Ah, quelli lì blu sarebbero da prendere. Vabbè. Se le spacchi. Vai. Accolo, dopo. No, quelli lì blu volevo. Sì, Vabbè. puoi tornare indietro. No, tornare Spaccali. indietro? No, Spacchi, vai piano, le spacchi da prima, poi ci passi su senza problemi. no, no. Sì. Prova a vedi? Prova a saltare lì. Vai, vai. Vedi? C'è un problema di manovra qua. C'è un viale, poi. Dove vado, Doc? No, ho finito il lazzo.